pensare tutto facile, tutto bello, abbiamo vinto la Coppa e invece Marostica è una squadra vera, combattiva, giovane e questo ci fa piacere per il movimento, vuol dire che la legge sullo svincolo serve a qualcuno, però purtroppo è andata male, la rincorsa della Viola non è andata a buon fine, direttore generale. No, siamo partiti bene, abbiamo sicuramente disputato il primo quarto con grande intensità. Marostica sicuramente è una squadra importante perché comunque se è arrivata fino a qui vuol dire che nel proprio girone sta disputando un grande campionato, seconda in classifica. Noi non ci siamo espressi al meglio, noi negli ultimi periodi stiamo un po' soffrendo un discorso in generale di infortuni, pertanto ci dispiace tantissimo, torniamo a casa, che so che c'è grande delusione da parte dei giocatori. Una cosa che ho notato è che il metro arbitrale è un metro completamente diverso dal nostro campionato. Io ho visto anche le altre partite che sono state a Montecatini, non è un arbitraggio favorevole a noi, non è un arbitraggio sul quale siamo abituati. Io ho visto troppi contatti fisici, lasciano giocare tantissimo, non so se questo è stato un'indicazione da parte della Lega, della Federazione. Ho visto un metro arbitrale completamente diverso, nuovo, nuovo per me, infatti questa è la cosa che ne parlavo anche con gli altri. Speriamo di abituarci a questo punto perché probabilmente questo sarà un tipo di arbitraggio che ai playoff che noi incontreremo nel nostro girone potrà fare molta differenza per essere un po' abituati. 10 rimbalzi in più per Marostica rispetto alla Viola, probabilmente questa è la chiave della gara. Tanti contatti, poca sostanza sotto l'anestro. Guarda, in generale Marostica è una squadra molto ostica, molto aggressiva, pur essendo ragazzi giovani, comunque sono ragazzi che ci mettono anima e cuore e in questo forse noi abbiamo un po' peccato, abbiamo giocato più sulla qualità, sull'esperienza e poi comunque le condizioni di qualche giocatore che noi già lo sapevamo sicuramente hanno fatto la differenza. Delfini sicuramente oggi non è stato il solito Delfini, brillante, Ruggeri sappiamo che è in una fase di recupero su quale noi stiamo lavorando, Padova rientrava dopo 3 settimane, c'era un po' di amarezza, però di questo noi dobbiamo trarne comunque tesoro, pensare al campionato, perché per noi è importante il campionato, non tanto la Coppa Italia, cercare di recuperare gli infortunati e da qui riprendere una marcia per andare alla prossima partita in Bernarda, che è una partita per noi importante, e cercare di proseguire. I giornalisti, gli addetti ai lavori, tutto il contorno delle fanalate, appena vedono i nostri volti dicono finalmente Reggio Calabria, questo è un dato bello. Ci siamo stati anche l'anno scorso, ci siamo quest'anno, progetti per il futuro? Reggio Calabria c'è, stiamo lavorando come società ormai da diversi mesi, come tu saprai, quindi Reggio Calabria, io sinceramente come anche Muscolina, la società vuole risalire questo campionato, vuole uscire fuori, vuole riprendere una certa credibilità nell'ambito nazionale. Credo che in questo momento stiamo facendo un ottimo lavoro perché io ho visto diversi procuratori, diverse società sulle quali abbiamo già discusso, Reggio Calabria c'è, quindi deve continuare, dobbiamo sicuramente potenziare quello che è la società perché è importante per noi potenziarla e poi vedremo un po' quello che sarà il finale di campionato. Cosa ne pensi di questo cambio di campo da Montecatini a Pistoia per la B dei dilettanti e per la Viola in particolar modo? Non mi è piaciuto, per dire la verità non mi è piaciuto, io domani alle 11 sarò dal Presidente della Lega perché su alcune considerazioni dobbiamo un po' chiarirci. La Viola Reggio Calabria deve avere una giusta considerazione, ha una storia, è una squadra di Serie B, però deve avere giusta considerazione. Che loro ci abbiano sballottato a Pistoia a giocare l'ultima partita sicuramente non è stata una bellissima cosa. Tra parentesi tutte le partite sono andate in diretta su Sky. Mentre la Viola in questo è stata un po' emarginata, la Viola forse dell'intera Coppa Italia ai tifosi in tutta la nazione, non credo che le altre squadre abbiano la stessa storia di Reggio Calabria. Questa è un po' di delusione, ci deve far riflettere, bisogna lavorare anche sotto questo contesto e domani alle 11 in conferenza stampa che si terrà con la Lega voglio parlare con il Presidente Trocchi perché comunque ci deve essere grande considerazione verso una società che sta lavorando diverso tempo, una società che fa sacrifici, che è venuta a Montecatini a fare 1.000 chilometri di distanza e quindi deve avere comunque un certo risalto. Allora non mi permetto, Montecatini è andata su Sky e Montecatini alla fine giocava in casa. Reggio Calabria ha tanti supporters da casa e non l'hanno visto, probabilmente la vedranno nei prossimi giorni in differita chissà quando. Forse pure Giocanestro nel mixtape. C'è qualcosa che non va. No, sicuramente c'è qualcosa che non va. Montecatini giocava in casa e Montecatini credo che abbia tifosi solo esclusivamente a Montecatini. La Viola Reggio Calabria ha tifosi, diciamo in Italia per non dire anche all'estero,
credo che la Lega sotto questo contesto doveva un attimino tenere in considerazione quello che è Reggio Calabria, quello che è la Viola, quello che è anche la storia. Anche se la Viola oggi partecipa a campionato di Serie B, diciamo che la Lega deve avere una giusta considerazione. Io domani, ripeto, voglio comunque farlo presente alla Lega, noi siamo una città attenta sotto questo aspetto, quindi vedremo domani che giuste considerazioni ci daranno. Mi permetto nuovamente, però il grande pubblico era qui, ci stava Forti, Gallinari, Stefano Rosconi, Massimo Minto, vuol dire che l'interesse era per questa partita, non per la C dei dilettanti. Ma sicuramente il fascino comunque di vedere anche la Viola, Reggio Calabria, una partita di Serie B sicuramente importante. Ho avuto modo di parlare anche con Stefano Sconi, con Massimo Minto, con Gallinari che è qui presente, Andrea Forti. C'è una certa considerazione, c'è una certa attenzione verso questa società sulla quale noi da diversi anni stiamo lavorando, perché lavoravamo già a Gioia Tauro. Bisogna un attimino stare attenti a fare i passi giusti, non farsi prendere i facili entusiasmi. Oggi credo che la Viola sta disputando un grandissimo campionato, pertanto c'è una certa riconoscenza da parte di tutta la nazione. Rimaniamo vedi per terra e guardiamo al futuro. Futuro, ora rientriamo, domani io resterò qui insieme a Sergio Zumbo per vedere alcuni problemi che abbiamo come società, vogliamo parlare con la Lega, stiamo valutando diverse ipotesi come cercare di potenziare questa società e poi siamo a pensare a Bernarda che è una partita sicuramente difficile, continuiamo questo campionato, mancano 4 partite, non dobbiamo sicuramente perdere terreno perché Capodorlando è lì vicino. Quindi forza, forza e coraggio, andiamo avanti. Bocca al lupo.